Good morning YouTube, signori, bentornati sul canale, come state? Siamo qua di nuovo con le esultanze. Vi chiedo scusa se non ho caricato subito il video, avevo chiesto 2500 mi piace, siamo quasi a 4000 sul primo. Però volevo rifarlo perché mi ero accorto di un piccolo errorino, poi sfiga vuole che mi è saltato l'hard disk esterno, quindi ho perso tutto, per cui ho dovuto rifarlo da zero di nuovo. E adesso siamo qua, ragazzi. Parliamo ovviamente ancora di esultanze che vorremmo vedere in FIFA 18 e subito la prima è una di quelle che mi avete tempestato nei commenti sotto all'altro video, ovvero l'esultanza del Gallo Belotti, ragazzi. Tutti quanti sapete che il bomber del Torino esulta sempre con la mano a mimare la cresta del gallo sulla fronte, però forse molti di voi non sapranno l'origine di questa esultanza. Ecco, Belotti esulta così in onore di un suo amico che si chiama Yuri Gallo, ex promessa del calcio bergamasco che adesso milita nelle serie minori in Lombardia, il quale, parlando con Belotti, una volta gli disse: ecco, se fai gol esulta come faccio io con la cresta del gallo. Da qua è nata l'esultanza, che adesso è il marchio di fabbrica di Belotti. Questa, signori, speriamo di vederla perché sarebbe molto bella in FIFA, un po' come era quella di Toni, signori, da fare bella in corsa esultando dopo che hai segnato un gol. Quindi io direi, EA, mi raccomando, non fartela scappare. Passiamo adesso ad un'altra esultanza particolare, anche questa. Sto parlando del calcio dello scorpione di Giroud. Perché dico particolare? Vabbè, c'è stato sto periodo in cui praticamente in Inghilterra tutti segnavano con lo scorpione, no? Mkhitaryan, poi Giroud. Lo Scorpion Kick è diventata una esultanza durante una partita di Coppa, quella contro il Bournemouth, finita 3-3, in cui Giroud, dopo aver segnato un gol, normalmente non di scorpione, ha mimato però il calcio dello scorpione. Dicevo, la particolarità di questa esultanza è stato perché mancava poco alla fine della partita. Giroud si è preso i suoi 2-3 minuti per fare l'esultanza e un sacco di tifosi lo hanno pesantemente insultato dicendogli: ma invece di fare il simpaticone facendo questa esultanza, torna in campo, vai a giocare, che ancora possiamo andare avanti. E quindi dopo l'esultanza si è preso anche le parole dei tifosi. Questa è un'esultanza, diciamo, particolare, non è niente di speciale, però potrebbe anche questa qua essere inserita in FIFA 18, tanto sappiamo quanto sia cara la Premier League ai nostri amici della EA Sports. E quindi qua vi porto anche questa esultanza fra Pogba e Lingard. Abbiamo visto nell'altro episodio la stretta di mano, no, fra i giocatori del Tottenham, Dele Alli e Heung-min Son. Questa esultanza fra i giocatori invece del Manchester, che hanno fatto, se non erro, la prima volta in una partita di Europa League contro il Feyenoord, al terzo gol che ha segnato proprio Lingard, se non ho sbagliato. Lui e Pogba hanno fatto vedere questo balletto, ovviamente poi è diventato super virale, ci sono anche i video di loro due che lo fanno nello spogliatoio del Manchester United, per cui possiamo immaginarci che molto probabilmente anche questa esultanza ce la ritroveremo in FIFA 18. Qua ditemi voi nei commenti se vi pare bella, se la vorreste, se non la vorreste. Un'altra che mi avete chiesto in tanti è quella di Mertens, fatta contro la Roma in campionato, quando si è avvicinato alla bandierina per mimare il gesto del cane che fa la pipì. Questa esultanza, diciamo, non è nuova nel mondo del pallone, perché era già stata fatta in altre occasioni da altri calciatori. Dietro questa esultanza è nata un po' questa leggenda metropolitana sul fatto che Mertens l'abbia fatta perché lui è un grande amante dei cani, a Napoli aiuta tre canili, sostiene tre canili, e quindi avrebbe fatto l'esultanza del cane per questo motivo, per cui molti danno questo senso a questa esultanza. Anche qui, signori, diciamo che non è proprio offensiva, non è una cosa, diciamo, discriminante, quindi potrebbe, è carina e simpatica, potrebbe essere anche questa inserita in FIFA 18. La prossima la volete tutti, perché tutti quanti me l'hanno scritta nei commenti, ovviamente sapete già di cosa sto parlando, è chiaro, è limpido, l'esultanza della Serie A di quest'anno, ovvero la Papu Dance. La Papu Dance del Papu Gomez dell'Atalanta, nata così, facendo vedere lui che ballava nello spogliatoio, diventata poi virale con gli autogol sui video del fantacalcio. Adesso c'è la canzone, che ovviamente non sto qua a dirvelo io perché la conosciamo tutti quanti. Il Papu aveva detto in un'intervista che non avrebbe esultato così dopo un gol, invece lo ha fatto. E quindi, ragazzi, qua non si sa mai, magari la EA centrale in Canada domanda un po' in giro alle varie filiali in giro per il mondo: avete qualcosa da proporci? Speriamo che qua dall'Italia gli dicano: metti la Papu Dance!
che ce la ritroviamo in FIFA 18 ed è 10.000 volte meglio del balletto di Pogba e Lingard. Ultima esultanza di questo video, che secondo me sicuramente non troveremo in FIFA 18, è quella di Neymar nella partita con la nazionale brasiliana, in cui ha preso la bandierina e mimato il cecchino che spara. Perché non ci sarà? Perché intanto, se uno toglie la bandierina, deve essere ammonito in campo e quindi dovrebbero fare in modo che su FIFA, se fai questa esultanza, poi l'arbitro ti ammonisce. E già qua è una cosa in più per una roba come le esultanze, dubito che la faranno. Oltre a questo, il gesto mimato della guerra non è proprio il massimo, ed è capitato anche già a Cavani, una volta che ha mimato senza bandierina ma solamente con le mani il gesto così del fucile, lo hanno ammonito, se non ricordo male, in una partita di campionato. Quindi non è che sia antisportivo, ma non è, diciamo, di buon costume. Una volta c'era un giocatore dell'Inter, Van der Meyde, che faceva il cecchino, c'era Batigol col mitra, però adesso, diciamo, è tutto politically correct e quindi queste cose qua non vanno più bene. Per cui questa 100% non ce la troviamo in FIFA. Adesso, signori, lasciate il mi piace che volete, perché io sono già felice di aver raggiunto praticamente i 4.000 sull'altro video. Ovvio che se il video vi piace vi chiedo di lasciarlo, lasciatemi un commento, ditemi quali esultanze sono le vostre preferite, quali volete al 100% in FIFA 18, quelle che non ho detto che voi volete. Mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, con tanta qua Lita. Ciao belli. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these.